Amici di Maschera Lucia Doc, eccoci di nuovo in diretta. Come vi avevo promesso, volevo intervistare la signora Sandina, la coordinatrice di tutte le attività della Protezione Civile, e volevo che ci raccontasse un po' delle loro attività di questi ultimi tempi. Salve a tutti, dunque le attività sono molteplici. L'ultima attività che abbiamo svolto, lo sapete tutti, periodo di pandemia, da 2 anni abbiamo operato per quanto riguarda sia il discorso distribuzione mascherine. Abbiamo provveduto alla distribuzione delle mascherine in tutti gli istituti scolastici, case di riposo, anziani soprattutto, per non dimenticare pure tutti quelli che a casa non potevano deambulare, e quindi abbiamo provveduto a fare la consegna tramite l'elenco dei servizi sociali alla consegna a domicilio. E poi con il discorso alimentare, che diverse famiglie si sono ritrovate abbandonate perché giustamente causa Covid non potevano uscire, abbiamo provveduto alla consegna domiciliare dei pasti giornalieri e alle richieste che facevano ognuno di loro per le loro proprie esigenze familiari. 2700 famiglie distribuite in 2 anni, abbiamo distribuito tutti i tipi di alimenti, tutti i tipi di bisogni, quindi dalla cosa più stupida che era il dentifricio alla frutta, al pesce. Abbiamo avuto diverse persone che hanno collaborato con noi, i panificatori, che non li voglio dimenticare, i panificatori di Maschera Lucia, gli ortofrutta, i pescivendoli si sono messi a disposizione per i bambini. Abbiamo avuto un bel lavoro di 2 anni, però siamo stati molto soddisfatti alla fine, perché il nostro sacrificio è un fatto da volontariato, però è anche vero che è un sacrificio per tutta la nostra comunità, dato che noi siamo appunto sul territorio di Maschera Lucia. Ecco, io le volevo chiedere appunto qual è il motivo principale dell'organizzazione di queste attività, di queste manifestazioni. Allora, l'attività che abbiamo intrapreso oggi l'avevamo fatta anche 4 anni fa, poi appunto per diverse vicissitudini e poi si è anche accavallata la pandemia, abbiamo dovuto sospendere. Noi ogni anno facciamo l'open day con le scuole per far capire cosa significa volontariato. Volontariato è chi dona una mezza giornata alla settimana nel nostro gruppo gratuitamente, e ci occupiamo di antincendio, ci occupiamo di protezione civile a 360 gradi come lo fanno tutti. Nel caso delle emergenze siamo stati anche all'estero, siamo stati fuori, in tutta Italia. Abbiamo appena 25 anni di attività, ma con sacrificio per le nostre famiglie che ci hanno coadiuvato e ci hanno sempre sostenuto, e inoltre fatto con il grazie di tutti. Perché il volontariato è fatto di questo: qualsiasi azione fai, la fai gratuitamente, ma la cosa più bella è quando ti dicono grazie mille. Ecco, chi vorrebbe far parte del Corpo della Protezione Civile, cosa deve fare? Qual è l'iter da seguire? Allora, noi da 2 anni abbiamo aperto le iscrizioni anche ai sedicenni col consenso dei genitori. Per quanto riguarda invece appunto la restante parte dei volontari, chiunque volesse iscriversi, abbiamo il sito. Anche sul comune basta cliccare alla voce voglio collaborare, e ci sono i moduli per potersi iscrivere, e nel giro di qualche mesetto verrete chiamati per far parte di questa grande famiglia, che soprattutto una famiglia che è sempre a disposizione, è disponibile con tutti per costruire un futuro migliore, anche perché il futuro è dei giovani, non sicuramente da noi che siamo già un pochino vecchietti. Grazie Sandina, grazie per il suo lavoro, per la sua presenza sul territorio molto importante, e grazie anche per queste giornate che organizzate per i nostri giovani, perché come dice la nostra coordinatrice, i giovani sono il nostro futuro, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Mai. Grazie, buon lavoro, grazie, e buona giornata. Grazie, buona giornata. Amici di Maschera Lucia Doc, io concludo questa mattinata insieme a voi, grazie per averci seguito, vi aspetto al prossimo appuntamento, spero che non vi siete troppo annoiati, grazie e buona giornata. Grazie.